Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oltre al Ranking Dungeon è uscito anche l'altro evento con per l'appunto il Critical Threat di Reno Rudd ed Elena. Quindi dovremo in un certo senso all'interno del gioco affrontare tutti e tre i Turks insieme. Quindi una bellissima sfida 3 contro 3, che ovviamente prevede delle meccaniche singole, come già abbiamo avuto modo di poter vedere all'interno del gioco, sia di Rudd che di Elena e anche di Reno. Quindi sono tutti e tre i personaggi con tutti e tre le loro caratteristiche che verranno riproposte in un combattimento 3 contro 3. Devo dire che a me l'idea non mi dispiace più di tanto. Il fatto potrebbe essere che magari con una... perché io già immagino comunque il prossimo step, perché ora abbiamo avuto comunque la X1 e la X2 che non sono troppo difficili, si riescono a gestire abbastanza facilmente, però io già mi immagino una Ruin possibilmente nello step successivo, che già secondo me, in base, diciamo, in base un pochettino a come verranno strutturati i personaggi, potrebbero effettivamente creare qualche problema. Vedremo ovviamente che cosa succederà, vedremo ovviamente come verranno gestiti i personaggi con ovviamente le Ruin e le altre difficoltà che avremo modo comunque di poter vedere insieme sicuramente settimana prossima. Però intanto concentriamoci sulla X1 e la X2. La X1 ovviamente molto più semplice, molto più accessibile per così dire un po' a tutti. È vero che il power è di 170.000, però comunque con qualche accorgimento si riesce a gestire abbastanza bene. A differenza della X2, che già con 220.000 come power richiesto effettivamente mette un pochettino di più alla prova. Non tanto per quelle formazioni o per quei team che riescono a fare comunque dei bei danni, ma più che altro una questione di organizzazione. Anche perché io ho utilizzato un team nello specifico che mi consente di poter gestire al meglio veramente il combattimento, e credo che possa tranquillamente farcela anche in auto. Non l'ho fatto in auto, anzi sì, forse in auto o semi auto, non ricordo, però comunque sia credo che il team che ho utilizzato io potrebbe tranquillamente gestirla anche in auto. Che team sono andato ad utilizzare? Il team che sono andato ad utilizzare è questo. Un team che in realtà sembra, non dico scarso, però comunque sembra non essere all'altezza. Come potete vedere non ci sono armi viola, c'è soltanto la Fairy Tail di Eris, poi tutto il resto sono comunque armi portate a un livello più o meno alto, però sempre con overboost rossi e neanche full. Intanto questo setup è veramente comodo. È veramente comodo perché abbiamo Sephiroth che comunque sia effettua danni AOE costanti e soprattutto boosta l'attacco magico ovviamente di Zac e di Eris, e in questo caso ho preferito Zac al posto di Cloud proprio perché avendo Sephiroth che boostava l'attacco magico ho messo Zac per ottenere l'ennesimo boost, quindi un doppio boost che mi consente di fare molti più danni e che mi consente appunto di essere, diciamo, proprio competitivo dal punto di vista offensivo. La build di Sephiroth in questo caso è una build non elementale con appunto protagonista la sua nuova arma, la Protector's Blade, che mi consente comunque di fare danni AOE. E perché sono importanti i danni AOE? Perché riesco ad abbassare gli HP di tutti nonostante poi Rudd faccia il target lock su se stesso. Infatti bisogna comunque considerare il fatto che le meccaniche dei tre Turks resteranno identiche. Quindi avrete Reno, che è comunque tatticamente il più debole. Poi avrete Elena,
che alternerà le fasi di attacco e difesa, quindi sarà facilmente shottabile nel momento in cui abbasserà lei stessa tutte le difese, mentre invece quello più fastidioso rimane come sempre Rud. Ed essendo Rud quello più fastidioso, vi consiglio anche di eliminarlo per prima. Infatti, se riuscite in una qualsiasi vostra strategia a focussarvi prima su Rud e riuscire comunque a buttarlo giù, il combattimento diventa molto più semplice, anche perché nel momento in cui si dovesse eliminare un altro Detorx al di fuori di Rud, Rud poi si incazza, quindi prenderà il buff all'attacco fisico permanente e diventerà un po' più fastidioso, perché comincerà ad attaccare singolarmente, comincerà a fare appunto gli attacchi AOE, quindi Rud a mio avviso rimane sempre quello più fastidioso. Ecco perché comunque sì, ho messo Sephiroth, che può fare attacchi AOE, in modo tale che con gli altri riduco la barriera vento di Rud, e poi invece con Sephiroth continuo a fare danni a tutti. Però come potrete notare, ovviamente ho messo delle materie con ovviamente il sigillo AX, anzi in questo caso sigillo a cerchio, ma fondamentalmente il sigillo che serve a AX. È vero che Reno non ha fatto piramide a nessuno, perché solitamente i sigilli AX servivano appunto per togliere la piramide, quindi non so se effettivamente vi serviranno i sigilli AX, però comunque sia il livello vi richiede o comunque vi consiglia i sigilli AX. Voi ovviamente fate come meglio crediate. Ho utilizzato la combo praticamente Kusha's Blade e Protector semplicemente per debuffare tutti, attacco e difesa, attacco fisico e magico, e per fare danni a tutti. Quindi Sephiroth è colui che si occupa fondamentalmente di fare danni e debuffare tutti. Summon Shiva, perché comunque la Summon Shiva qui è comoda contro Reno. Però le materie, se potete notare, ho messo un Fyra e un Aerora proprio per poter gestire anche singolarmente i vari personaggi. Avrei dovuto mettere anche un Blizzara per avere, diciamo, un elemento per ogni nemico, però non l'ho fatto semplicemente perché non ce n'è bisogno. Cioè, continuare a fare danni AOE nonostante tutto sarà comunque vantaggioso. Io grazie a questa build riesco a fare dai 12 ai 15.000 danni AOE, quindi diciamo che sono messo abbastanza bene. Infatti, se potete notare le stats, abbiamo sì un boost magico di livello 4, però un boost magic ability al massimo di livello 7, in più il magic ability mastery dato dal costume, col discorso che abbiamo fatto l'ultima volta in live, dove praticamente qui, avendo raggiunto il livello massimo, grazie al mastery guadagno praticamente un ulteriore 15% di danno in più. E poi ho il boost magico di livello 5 grazie all'arma a livello 120, e ovviamente capite già che appunto le mie stats con 3500 di attacco magico risultano essere abbastanza interessanti. 8500 HP, che sono ottimi, e poi come sub weapon ho messo praticamente tutto quello che avevo a disposizione per boostare il magic ability. Infatti ho messo praticamente HP magic ability, difesa magica magic ability e poi attacco magico magic ability. La Sun Umbrella risulta essere l'arma migliore in assoluto per questo tipo di build, anche la nuova arma di Barrett risulta essere interessantissima per questo nuovo tipo di build, quindi saranno armi che sicuramente andrò a recuperare, perché Sephiroth con questa build riesce ad essere veramente fantastico sia dal punto di vista OE che poi successivamente anche dal punto di vista singolo. Eris invece è il secondo personaggio che ho messo con skin per poter curare un po' di più. Come potete notare, i boost di Sephiroth e Zac consentono a Eris di avere un ottimo rapporto di attacco magico, 9000 HP che sono assolutamente ottimi, e se notate il setup di Eris in questo caso è Fairy Tail con la Prism Rod, che mi consente di fare danni vento proprio per concentrarmi meglio su Rud e sfruttare comunque anche il DPS magico di Eris, visto che
comunque potete notare avere un buon margine di attacco magico. Poi ho messo ovviamente le materie Fyra e Blizzara per coprire gli elementi anche degli altri nemici, e poi qui invece ho messo il sigillo AX perché appunto richiesto il sigillo AX. Nuova limit che sto utilizzando tantissimo con Eris, sia perché si ricarica più in fretta e sia perché appunto cleansa tutti i malus di difesa fisica, difesa magica, eccetera eccetera, quindi veramente veramente comoda. E come sub-weapon invece sono andato con le classiche sub-weapon che ho utilizzato sempre, con HP difesa fisica, cura e difesa magica, eccetera eccetera. Quindi sono andato praticamente con le stesse sub-equipment di supporto che ho sempre utilizzato con Eris. Infatti comunque sia un 2194 di healing, che è assolutamente valido, e l'attacco magico che giustamente grazie ai boost di Zac ed Eri e Sephiroth mi consentono di fare degli ottimi danni. Per quanto riguarda Zac invece, ovviamente tutto Arcanum Fuoco, arma nuova del Limit Break con Arcanum Fuoco, che potrei effettivamente portare anche al 100, in realtà ci starebbe. Seconda arma che in questo caso ho messo, al solito una Twinkling Star, ma in questo caso l'ho messa solo per la refined degli HP, in modo tale da poter aumentare un pochettino gli HP. Qui effettivamente si potrebbe mettere qualsiasi cosa, in realtà si potrebbe mettere anche questa, anzi no, questa era la difesa fisica, dov'era? C'era la Cutlass, l'Arc Sword e Magic Defense, e anche questa si potrebbe mettere in realtà. In teoria si potrebbe mettere anche questa per chi la possiede, l'Arc Sword, che abbassa praticamente la difesa magica. Però aspetta, la Cutlass forse effettivamente era l'attacco fisico. Cioè, si abbassava la difesa fisica, sì, ok. Quindi l'Arc Sword, che tecnicamente abbassa la difesa magica, anche se ovviamente su single enemy, quindi qui potreste tranquillamente scegliere voi. Io ho preferito l'altra spada proprio per incrementare gli HP, non per altro, anche perché poi Zac comunque sia i danni li effettua con l'arma principale. Ho messo anche le materie ovviamente di Blizzara e Aerora per coprire tutti gli elementi, e poi qui sotto invece Sigil Boost X come richiesto ovviamente dal combattimento. Summon di Ifrit, perché giustamente qui abbiamo il nostro personaggio fuoco, e come sub equipment ho messo tutte le armi che mi diano boost fuoco. In questo caso ho messo le due armi free to play nuove, semplicemente per il fatto che danno attacco magico direttamente più il boost fuoco. Infatti, come potete notare, almeno ho un boost magico di livello 4, boost fuoco che sicuramente potrebbe aumentare in futuro, anche con altre armi ovviamente potrebbe aumentare. E però l'arma, la Crew Kicker di Glenn è ottima perché mi dà HP con la Potencies fuoco, quindi è una combo estremamente valida. L'attacco di Zac scende a 2964, non è tantissimo, però è comunque buono perché prende i boost anche da Sephiroth, prende i boost degli altri, quindi diciamo che comunque sia va bene, me lo faccio bastare. E questo team vi posso assicurare essere molto 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 valido. Quindi con Sephiroth si faranno comunque danni continui a OE. Si targetterà Rud inizialmente con Eris e Zac, ovviamente con le materie e gli attacchi di tipo vento. Una volta buttato giù Rud, si inizierà poi ad eliminare Reno, Elena, in base a quello che ovviamente vi conviene di più. Se ci si riesce, sarebbe top non far utilizzare Light Potion ad Elena. Però nel caso se dovesse utilizzare l'Eye Potion, amen, il combattimento durerà un po' di più. Inoltre, se avete le summon, altro piccolo consiglio che vi do è quello di conservarle fino a quando Elena non entra in fase offensiva, in modo tale da abbassare le sue difese magiche e fisiche, in modo tale che così con le summon anche degli altri elementi possiate fare comunque dei bei danni. L'unica cosa che veramente vi do
proprio un ultimo consiglio spassionato che vi do è cercare di eliminare Rud per primo. Eliminare Rud per primo vi semplifica la vita in modo straordinario. Quindi non c'è altro che in questo caso devo dirvi. Vi lascio alle due run e spero che questo video possa esservi stato utile. Alla prossima, bye bye.
Yeah.